Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Sappiamo tutti che Anthem non è stato il titolo perfetto che BioWare sperava di tirare fuori. I vari shitstorm, alcuni esagerati, altri meno, hanno fatto sì che Anthem si mettesse in cattiva luce nel mondo videoludico. Pur avendo basi molto solide per quanto riguarda il gameplay, il sistema di volo e l'ambientazione, non sono che sono decisamente i cavalli di battaglia di questo titolo, altri problemi come il sistema di loot, i caricamenti e la palese uscita anticipata del titolo per andare incontro alla chiusura finanziaria annuale di EA e di conseguenza la mancanza totale di contenuti base per questo genere di videogiochi hanno messo BioWare stessa con le spalle al muro. Ad oggi, svariate patch che hanno migliorato sensibilmente il gioco, i caricamenti e aggiunto comunque novità al titolo stesso, ricordiamoci che c'è una roadmap e che BioWare la sta seguendo alla lettera, ci sono ancora dei problemi abbastanza gravi che riguardano il sistema di loot e che rendono il gioco decisamente meno appagante di quanto dovrebbe essere. I problemi di loot stanno martoriando questo titolo, sin dalla sua uscita, come tutti sappiamo, e sono già state fatte modifiche varie per cercare di rimediare a questo sistema decisamente imperfetto, ma con scarsi risultati. Per questo, BioWare ha messo un annuncio lavorativo per cercare un esperto nel sistema di loot, o meglio, un senior system designer che abbia già esperienza nell'ambito del loot system e che possa andare ad aiutare il team che già sta lavorando in quest'ambito. È chiaro che BioWare sta lavorando sui problemi in maniera mirata e dedicare una posizione lavorativa che si incentri proprio sui problemi più gravi è sintomo che la casa madre crede e vuole comunque puntare su Anthem. Attualmente BioWare non vuole e non ha intenzione di lasciare i giocatori con opzioni diverse da quelle attuali, inserendo loot stagionale in abbonamento, ma ricreare o sistemare il sistema di loot rendendolo più prevedibile e meno frustrante per tutti gli specialisti. Anche se la roadmap dei contenuti di Anthem fino a maggio sembra promettente, e dobbiamo aspettare questo mese un mega upload, ricordo a tutti la live di giovedì, non importa molto, se però i giocatori non sentono di essere ricompensati correttamente per le missioni e le sfide che affrontano o andranno ad affrontare a completare. Aspettiamo quindi la live di giovedì e magari qualche tweet e news che riguarda proprio il sistema di loot. Bene, con questo è tutto, GG a tutti quanti.